Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in live con Point Man. Siamo tornati su Shadow of Chernobyl. Ci eravamo lasciati con un paio di avversari qua, in questo punto qua. Adesso, prima di tutto direi di fare una cosa, visto che so più o meno dove sono gli avversari, facciamo una cosa, che saliamo sul secondo piano e li uccidiamo da qua sopra più o meno. Perché arrivavano da lì, vero? Non mi ricordo più. Cavolo. Ah, è vero che avevo troppo peso. E ho fatto anche una cavolata, mi sa. Ok, l'ho rimesso. Ok, ho tolto l'HUD, ma adesso l'ho rimesso. Ma sei serio? Cioè, il peso è dato da quattro cazzatine. Aspettiamo che si rigeneri un attimo il personaggio e io nel frattempo verifico una cosa. Vediamo una cosa. I giochi dove li mette? Cioè, almeno i salvataggi? Volevo saperlo per quella storia famosa che parlavamo. Magari di aumentare un po' lo spazio dell'inventario. Perché ne avevo parlato già nell'altra live, perché così è veramente eccessivo. Vabbè, mi sono fatto male, non tantissimo. Viva! Scusatemi un attimo, ma che sono Goku questi? Ugh.
Vai al diavolo, quanti eravate? Sei Hulk? Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Le missioni cosa mi dicevano? Trova il nascondiglio del gruppo di Sterlock. Scusa. Ah, mi dice che è qua. Poi recupera documenti militari, ce l'ho. Trova Sterlock ancora qua, lo uccide il capo dei banditi. Ce l'ho, devo solo tornare indietro. I miei banditi, devo solo tornare indietro. Ok. Quindi il rifugio è qua da qualche parte. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Te pareva? Dodici settantasei. Qual è che vago i 1276? Boh. Cosa è il fucile a pompa? Ah no, 1276. E questo? Standard calibro 12. Munizione standard calibro 12, che produce da 6 mm. Hanno un potere letale elevatissimo, destinate fucili BM17 Caesar 13 e di questa ne ho 94. Scusa. Vedi, usa questa. Però c'era un modo, aspettate, c'era un modo per cambiare anche munizioni, allora. Nota lassù. Allora, arma. Cambia tipo munizioni Y. Vedi? Infatti cambia da così a cosa. Quindi sono questi. Per questo. Questa sempre per questo, aspetta, vediamo un attimo, vedi, in effetti
Ah, quindi entra. Ah, questo è un fucile a pompa, questo è un mitra che ho adesso. E questo per la pistola. Chiaro, però sono sempre pieno di roba io, non posso spostarmi. Quindi devo buttare qualcosa. E quel qualcosa è tipo scomma. Non cambia niente. Facciamo così. E la peppolina. Perché sono più pesante? Ah, perché ho la pistola del cavolo. Sono Mister Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome, sono Mister Spazzaneve. Secondo me è qui sotto. Sì, la morte è qui sotto. Carica, che sto a morire. Mamma mia, cosa gravitazionale. Sono Mister Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome, sono Mister Spazzaneve.
sono Mr. Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome, sono Mr. Spazzaneve. Allora, sto girando un po' la CDC perché voglio trovare qualcosa che sicuramente non posso trovare. Allora, saliamo qui sopra. Poi saliamo qui sopra. No. Dai. Oh, ma c'è una torre lì. E come cavolo ci potremmo salire lì? Non si può. Ai, che male. Ma io non capisco. Allora, P. Qui ci dice: trova il nascondiglio. Trova il nascondiglio del gruppo di Strelok. Ma ad esempio, se io mi allontano, mi sposto, tipo, vengo per dire qua, no? Se io clicco qua, lui mi riporta qui. Quindi qui per forza c'è il nascondiglio di Strelok. Ma magari non capisco io dove è l'entrata. È possibile anche questa cosa qua. A meno che non sia nei sotterranei dove mi ha mandato il tipo prima. Però anche lì sono sempre io che non lo trovo. A quel punto suona strana la cosa, perché questo edificio l'ho fatto esplorare, lì dentro non fa entrare, lì sono andato, qui sono solo treni. Potrei aver sbagliato io qualcosa, vediamo subito. Magari ragazzi ho sbagliato io qualcosa. Perché il tipo era qui fuori l'altra volta e c'era una botola qua da qualche parte. Eccola lì. Dalla quale io ho preso e sono passato in un'altra zona. Che era questa. Dove mi è tutto delle vittime, giustamente, per proteggermi. Non vorrei magari aver lasciato qualcosa che invece era di vitale importanza. Wow! Che arma è? Differenza dal mio? Nulla. C'è anche il lanciagranate. Tutto qua. E quindi ecco qua appunto. Perfetto. Ah, ora sono pesante. Perché sono pesante?
sono Mr. Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome. Vedi che comunque sia l'assegna qui la missione. Allora sono io che ho sbagliato. Ah, sì, sono io che l'altra volta ho lasciato perdere questo condotto. Sì, sono io che l'ho lasciato perdere, errore mio. Errore interamente mio. Vabbè. Ciao. È finita. Non ho più peso. No, devo fare una modifica al gioco. Dovete avere un po' di pazienza. No, cosa ho fatto? Allora, vediamo una cosa, chiedo scusa un attimo. Vediamo se la trovo facilmente. Sbagliato. Allora, datemi giusto un attimo. Mi muto per non creare problemi.
Ok ragazzi, rieccoci. A mio dispiacere, siccome la versione di questo Stalker è per Steam, non c'è quella modifica famosa, perché non è una modifica brutta, non è una, diciamo, qualcosa a livello di cheat, sto semplicemente rendendo, diciamo, il gioco un po' più realistico, nel senso il peso di 59,9 per poter almeno camminare è relativamente poco. Considerando che sto praticamente trasportando solo un paio d'armi, medikit, altre 4 cavolate proprio. Tipo adesso questa dovrei buttarla. Perché è troppo pesante ormai. E ho ancora 2 di peso in più. E ho solo munizioni e queste cavolatine qua. Cioè, è relativamente troppo poco. Troppo, troppo, troppo. Cioè, devo buttare per forza il fucile a pompa. E non basta? Cioè, mi stai scherzando? 60,5 a 2 kg in più. Bella schifezza. Le granate, anche se le lascio tutte, non aiutano. Quindi siamo inchiodati al suolo. Allora, facciamo così. Allora, sto raccogliendo tutto quello che ho buttato, giusto? Ok. Lasciamola tutta. Ah, che fastidio sta cosa che sei bloccato a terra e non ti puoi muovere. Che fastidio. Ah. Limite troppo impossibile. Questa dobbiamo lasciarla e potevo venderla. Cioè, non ha senso. Non ha senso. Quindi sapete che vi dico. Che io faccio così. Allora, questa scarico. Sti ghicchi. Questa scarico. Sti ghicchi. Diciamo così, ragazzi, che si è fatta anche una certa. Un'oretta è passata. Io devo comunque sì andare a lavoro. Quindi interrompiamo qua la live. Riprenderemo da questo stanzino degli oggetti miracolosi, che è la missione comunque sia, dalla quale poi andremo anche avanti. Mi pare di vedere la mappa, che saranno forse i prossimi 2 giochi. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci rivediamo nella prossima live. Un ringraziamento a tutti e scusate per questa piccola introduzione finale. Ci si sente nella prossima live. Grazie.